Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, domenica 21 luglio 2024 e siamo qui come ogni giorno a vedere una mappa creativa. Ogni giorno vi porto qui un video sul canale, ma questa è la mia mappa preferita. Prima di cominciare con il video di oggi vi ricordo che se volete supportarmi questo è il codice creatore. Mi raccomando, iscrivetevi poi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono. Lasciate un bel like se volete supportare il canale in modo gratuito. Pro New Gun and Gear, codice della mappa 85848379 5621, è la mia mappa preferita di questo capitolo 5 stagione 3 di Fortnite. Startatela in modalità partita privata e verificate che sia la versione numero 45. Una volta startata la mappa, vediamo se si avvia. Avvio partita in corso. Ok, 3, 2, 1. La prima cosa da fare è scendere giù nell'arena. Prendo la R perché fa molto John Wick, è anche una mitragliatrice leggera. Dicevo, scendiamo giù nell'arena. E qui dove c'è il cavo, vi faccio vedere, c'è il tasto del timer, qui nell'angolino. Eccolo qui, unlock case. Ora dobbiamo attendere lo scadere dei 15 minuti, ma portiamoci avanti e andiamo a mettere le build che serviranno per la seconda secret room. Recuperato il rampino e qui dal cactus dobbiamo fare 7 rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e poi 6 basi, 2, 3, 4, 5 e 6 e qui ci sarà poi il tasto interagisci per entrare nella seconda secret room di questa run. Detto ciò, ora attendiamo lo scadere dei 15 minuti e poi andiamo a vedere dove recuperare le chiavi. Le chiavi si trovano esattamente dietro il cavo. Nell'angolino qui in basso abbiamo il tasto Get Key, quindi recuperiamo almeno 10 chiavi che ci serviranno per aprire le due secret room, il cavo e la bouncer room. Quindi recuperate le chiavi, andiamo subito ad aprire il cavo. Quindi qua una chiave, qua a destra abbiamo il primo tasto interagisci che ci darà la possibilità di guadagnare punti esperienza in modalità AFK. Qui facciamo 5 rampe e 7 basi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qui entriamo nella prima secret room di questa run. Eccola qui, tasto secret room, saliamo la scala, primo piano, saliamo ancora, secondo piano, saliamo ancora la rampa, terzo piano e ultima rampa di scale. Qui sopra abbiamo il primo dei due secret glitch button, lo clicchiamo e ora inizieremo a guadagnare punti esperienza più velocemente. Scendiamo giù nell'arena, rientriamo ancora nella secret room, intanto 20k li abbiamo fatti, livello 452, direi niente male. Dicevo, rientriamo nella secret room, saliamo le scale, primo piano, secondo e qui ci sarà il secondo glitch button XP, esattamente qui ci sono i bancali di legno, eccolo qui, il secret button glitch. E qui guadagneremo altri punti esperienza, livello 453. Signori, ci avviciniamo al livello 500. Ora andiamo a vedere invece, tanto seconda daily completata, quindi 40k portati a casa, più 20. Ora andiamo a vedere la seconda secret room, tanto abbiamo livellato.
454. Continuiamo a fare anche gli incarichi dei pirati, dei carabi. Molto bene. Una volta entrati qui, nella seconda secret room, dobbiamo andare esattamente a quel piano. Quindi sopra, 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 usiamo il rampino. Atterriamo qui. Giriamo a sinistra. Saliamo la scala. Saliamo ancora. Qua a destra c'è la scrivania e c'è il primo dei due Secret Glitch Button XP. Eccolo qui, lo clicchiamo. Signori, altri punti esperienza che si vanno ad accumulare al resto. Andiamo a vedere ora dove si trova invece il secondo Button Glitch XP nella seconda Secret Room. Quindi saliamo, tanto i punti esperienza continuano a salire. Vi ricordo che mi trovate in live la sera alle ore, anzi, dalle ore 21:30, spesso su YouTube, ma ogni tanto traslo anche sul sito Viola. Trovate tutti i link in home, in descrizione. Entriamo nella Secret Room. Se volete aggiungermi, aggiungetemi cercando il nome account, il Gianni YT tutto attaccato, che vi aggiungo volentieri. Qui troviamo il secondo XP glitch button. Eccolo qui, in questa posizione. Lo clicchiamo e anche qui guadagneremo altri punti XP. Scendiamo giù, completiamo la run entrando nella bouncer room che si trova qua dove c'è il cavò. Base, base, e qui sulla sinistra AFK room. E abbiamo completato questa run in meno di 20 minuti, quindi davvero niente male. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ricordo, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono. Lasciate un bel like per supportare il canale. Se shoppate, usate il codice ILGIANYT tutto attaccato. Sarete ringraziati in un video. Detto ciò, ci vediamo stasera in live. Buon game, buona serata e buon Fortnite a tutti. Ciao!